Meghan Markle e il principe Harry non cadrebbero nelle trappole se la coppia fosse ancora protetta dal pacchetto della famiglia reale, secondo un esperto, gli imbarazzanti errori di Meghan Markle e del principe Harry durante il loro viaggio a New York City non si sarebbero verificati se fossero stati ancora membri della famiglia reale. L'autore reale Robert Jobson ha suggerito che la coppia stava cadendo in trappole perché non erano più protetti dal pacchetto reale. Questo avviene quando l'editore reale di Vanity Fair Katie Nicole ha notato l'imbarazzante serie di passi falsi dei Sussex. Ha detto che la coppia è apparsa fuori dal mondo durante il viaggio. La signora Nicole ha indicato un viaggio in una scuola svantaggiata ad Harlem, dove la coppia indossava abiti che costavano più del reddito combinato dei genitori degli studenti. Il signor Jobson ha risposto, se fossero stati protetti dal pacchetto reale, l'ombrello reale, non sarebbero caduti in così tante di queste trappole. E probabilmente avrebbero ancora un certo grado di popolarità e la possibilità di avere una voce, ha aggiunto, non credo che tra 5 anni le persone ascolteranno. Il duca e la duchessa del Sussex, che si sono trasferiti in California dopo aver lasciato i lavori reali l'anno scorso, hanno trascorso 3 giorni a New York. La coppia ha condotto una serie di impegni di alto profilo durante il viaggio tanto pubblicizzato. Tuttavia, Russell Myers, l'editore reale del Daily Mirror, ha dichiarato al podcast Pod Save Queen che i Sussex non sono riusciti a ottenere molta attenzione dalla stampa statunitense, ha detto, ero davvero interessato a quale trazione avesse avuto negli Stati Uniti. L'unica cosa che ho visto che girava intorno a Twitter è stato il New York Post che li ha attaccati per essere arrivati in città in un carico di veicoli che consumano benzina, grande vecchio dettaglio della sicurezza. Non credo che abbia avuto molta trazione negli Stati Uniti.